Ciao a tutti ragazzi, sono qui oggi per presentarvi la mia lista del deck Bujin. Procediamo subito con le carte mostro. Abbiamo 3 Yamato, 2 Mikazuki, 2 Lepri, 3 Gru, 2 tartarughe, un centipede, adesso poi vi spiegherò perché il centipede, un Sinnoh, e vi spiegherò anche perché un Sinnoh, un Arasuda, un Quilin, un Onesto, un Orso. Questa è la lista dei mostri. Procediamo con le magie. Abbiamo 3 Tenki, un Libro della Luna, un Tifone e un Raggio Notturno. Adesso vi spiego perché. Raggio Notturno ha lo stesso effetto del Tifone, soltanto che è un pochino più forte, perché il Tifone, se voi lo usate, l'avversario può attivare la carta in catena. Invece Raggio Notturno no, la manda coperta al cimitero, quindi è migliore di Tifone. E adesso viene in gioco il centipede. Perché un centipede? Perché c'ha l'effetto di Tifone. Quindi quando voi siete in difficoltà e vi trovate queste due in mano, con l'effetto di Yamato scartate al cimitero centipede, prendete scarta al cimitero e vi fa la stessa cosa. Perché un Sinnoh? Bene, fa le stesse cose di Gru, soltanto che, sempre per agevolazione, quando voi non avete in mano la Gru e non potete prendere in mano una carta e poi scartare, perché scarterete lei stessa, ovvero la Gru, prendete questa e mettetela al cimitero e fa lo stesso effetto di Gru. Ci sono ancora due magie. Una sepoltura sciocca e un buco nero. Le trappole sono 2 la spada, Bujin la spada, 2 corno della bestia fantasma. Questo qui, bersagliato un guerriero bestia, potenza di 800, lo manda al cimitero, se distrugge un mostro dell'avversario lo manda al cimitero, voi pescate una carta. Quindi mi sembra buona come carta. 2 abilità risolutive, 2 forze riflesse, 2 prigioni dimensionali, un compulsory, un tributo torrenziale, un buco trappola senza fine e un avvertimento solenne. Queste sono le trappole. E con questo abbiamo finito le carte di deck. Passiamo adesso alle carte di extra deck. Di extra deck abbiamo 1, 2, 3 Bujin Amaterasu. Eccoli qua, tutti qua. Potete giocarne anche 2 come volete voi. 2 Susanovo. Ecco qua i 2 Susanovo. 1 Kagutsushi. 1 Tsukushiomi, che potete anche non giocarlo. Vabbè, io lo gioco giusto perché è Bujin. Un numero 103, un Emerald, un numero 50, un Cassia, un Omega, un Lupo Feroce Diamante, una Fratellanza di Pugni di Fuoco Tigre, le tigre, e infine un cowboy grega. Queste sono tutte le carte di extra deck, sono esattamente 15. È finita la lista del Bujin di deck e di extra. Ciao a tutti.